Allora, buon sabato ragazze, buon sabato a tutte. Io sono sveglia, ma mi sono bloccata un po' qui col collo e ho tantissimo da fare. Perché stanotte la bambina aveva il naso chiuso e parecchio muco che si è trasformato in tosse. Infatti adesso le farò l'Ariosol. E ha dormito poco la bambina e di conseguenza ho dormito poco anch'io. Poi si è appoggiata, l'ho tenuta sotto il braccio per farla stare un po' sollevata per non farle sentire il naso chiuso. Oh, mi sono bloccata io qua. Ah, mi sono presa una compressa. Mi fa male. Ma mi devo sbrigare anche perché, vedete questo? Vali mi ha montato il comò che questo ce l'aveva mia sorella nell'armadio e poi lo tolse dal suo armadio. Ed è nuovissimo. Sono quelli che stanno, le cassettine che stanno in quei bei armadi. Lei si è tolta l'armadio. Per farlo, vabbè, il marito è fabbro, glielo deve fare tutto in rete, così. E ha detto: lo vuoi? Ho detto: certo che lo voglio, lo metto nel mio armadio, così sistemo meglio le cose che ho. E devo fare questo. Piano piano le farò, lo farò perché devo farlo per forza. Quella giornata è un po' così. Ieri c'era un'aria, ieri sera, il cielo era bianco neve. Ho detto domani troviamo la neve, anche se è strano, che cavolo, fa caldo, no? Neve no, però c'è la neve intorno perché si sente un po' di fresco, bello secco. Non c'è il sole, c'è, va e viene, ma boh, vabbè, quello che vuole fare. Ci vediamo dopo. Ho lavato le tazze, ho lavato quello che c'era. Il piatto di ieri disabile le nostre due tazze. Adesso metto a cucinare le stecche di maiale che ho preso ieri per loro. Io penso di farmi delle polpette di fagioli. Adesso vediamo un po' e vado a pulire il mobile. Allora, nella padella ho messo olio, aglio e cipolla, un dado, ho messo le stecche del maiale, e ho coperto con acqua, un po' di olio e vado a mettere fuori a cuocere. Allora, spesina giù al supermercato perché è andato Savi a ritirarla. Ho preso una confezione di clementine, patatine classiche e più gusto, un chilo di mozzarella, due Pepsi, pere, banane, sacchetti della plastica perché è andato a vedere Valli al comune e non ne avevano. Devono arrivare, a me servono, vabbè, le ho prese. Mandorla, pomodorini, farina 00, 3 di latte. E cos'altro? Ah, e gli affettati. Ho preso cotto, mortadella e prosciutto crudo. Ah, una fetta di asiago. Una scamorza che ho fatto il panino a Savi. E i salumi. Io adesso vi faccio vedere come ho messo. Mamma mia, che pesante questo mobile. Questa cassettiera. Guardate che casino che ho. Cioè. Qua. Così. Dove qua andrò a mettere sempre le mie borse. E qua, vabbè, qua a mettere qualcosina, non lo so, qua pure di andare va.
Qua ho messo il termoforo, le buste per il sottovuoto. Che ho messo? Buste. Vabbè, ora vediamo un po' come sistemare. E vi faccio vedere un tipo così. Oh. Allora, io e mamma abbiamo già pranzato. Ci siamo fatto un panino veramente, perché la bambina è uscita con mia sorella e deve tornare tra un po'. Poi, dato che a Savio ho fatto i tortellini con la panna ed era solo 250 grammi, allora li lascio a Miki e alla bambina. E io e mamma ci siamo fatti un panino. Meno male che abbiamo mangiato, anche perché io devo andare a finire in camera da letto, mi sto facendo un caffè. E meno male che abbiamo mangiato, perché Miki mi ha chiamato adesso dicendo: mamma, vedi che vengo più tardi, che vado a fare una barba a domicilio per un signore che non può uscire. Tutto va bene. Così io mi sbrigo. Vali non viene, viene alle 6, che sta su un cantiere, poi deve andare a montare delle porte. E io mi sbrigo. Mangio un pezzettino di torta di questa. Ma che brutti quei biscotti vegani. Non so come mangiare. Li devo tritare, boh. Ora viene. Mo' tra un po' viene. Troppo nella macchina del pane impasto la focaccia, la faccio bianca oggi. Mangiavo quella. Stasera. Il nostro sabato sera. Oggi c'è posto per te, ma c'è anche la lettera su Rete 4 di Schindler List. Che a me piace tantissimo. Sono in bilico su cosa vedere. Vediamo stasera. Allora, buon pomeriggio, sono le 18:03. Io adesso vado a preparare l'impasto della focaccia in padella che si fa con lo yogurt, possibilmente greco, ma io non avendolo, dato che l'ho usato, userò questo. Allora, servono 150 g di yogurt greco, 400 g di Ciao farina ragazzi. zero, un lievito istantaneo, non ti vedono amore, 200 di latte e un pizzico di sale. Io adesso vado a impastare tutto, ovviamente metto prima i liquidi e per ultimo la farina. Tra un po'. Di tutta la società. Preghiamo. Per le persone consacrate, ravvivino le ragioni della loro vita cristiana, affinché diano gloria al Padre nella testimonianza e nel servizio. Preghiamo. Adesso vado a preparare, oltre alla focaccia in padella velocissima, buonissima e tantissima, vado a preparare anche un dolce velocissimo, buonissimo e bellissimo, perché uscirà veramente bello. A tra poco. Allora, ho messo in una ciotola di vetro una mela intera tagliata a fette sottili con la buccia. Ho messo acqua. Ho ricoperto con l'acqua e ho messo la premuta di mezzo limone. L'ho messa in forno a microonde a 750 watt per 4-5 minuti. No, aspetta, mamma. E adesso preparo la sfoglia.
Prendi, ma. E che voglio fare? No! Fai tu, mamma, fai. Dai.